Il rally del Lazio Cassino pronto al via. L'evento organizzato da Max Rendina ed M33 sarà l'appuntamento d'apertura del trofeo italiano rally e della Coppa Rally di ottava zona 2024. Si corre venerdì 22 e sabato 23 marzo con partenza da Corso della Repubblica a Cassino, dove è prevista poi la cerimonia d'arrivo alle 18 di sabato, dopo aver attraversato le province di Frosinone e Latina. Molti partecipanti, tra piloti e personale al seguito, provenienti da ogni parte d'Italia, data la rilevante evoluzione della manifestazione sportiva che ha assunto carattere nazionale. Sarà dunque una grande festa per sportivi e cittadini, con ricadute economiche per l'intero territorio del Basso Lazio, in occasione di un evento inserito nelle celebrazioni per l'80° anniversario della distruzione della città di Cassino. Dopo 4 mesi riorganizzare tutto non è stato facilissimo. Siamo molto contenti di questo salto in avanti, la federazione ci ha premiato. Ringrazio tutti i miei sponsor e soprattutto la Regione Lazio che ci ha dato una mano, con l'assessore Elena Palazzo che ci è stata veramente molto vicina. Quest'anno tra l'altro il circuito è allargato anche alla provincia di Latina, c'è questa bellissima novità, ce n'è più di qualcuna, però c'è anche il passaggio su Itri e questo ci consente quindi di allargare dalla provincia di Frosinone alla provincia di Latina, dando il massimo risalto a quello che è un po' il sud della Regione Lazio. La Regione Lazio ha sempre fatto la sua parte per supportare questa tipologia di attività, si innesta poi con tutta un'altra serie di eventi che porta in provincia di Frosinone anche il Rally Roma Capitale, quindi significa che il nostro territorio è sempre più attrattivo per lo sport. Nei 2 anni c'è stato un crescendo del successo di questa manifestazione, quest'anno ci aspettiamo ancora di più, sia per quanto riguarda le strutture ricettive che sono state sempre piene durante l'evento, ma soprattutto perché continuiamo a promuovere la vetrina della nostra città nella piazza Salotto della città di Cassino, dove già l'anno scorso c'è stata una bellissima cornice e credo che quest'anno sarà ancora più bello, visto che abbiamo terminato i lavori sul Corso della Repubblica. Max ha scelto questo territorio e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione, quindi un territorio che ha bisogno di grande visibilità e attraverso questa grande manifestazione nazionale credo che la città di Cassino, ma il Lazio meridionale, assumerà ancora di più un ruolo protagonista. Sicuramente molto importante la ricaduta che c'è sul territorio per le prenotazioni che ci sono chiaramente su tutti gli alberghi, i ristoranti, tutte le attività che potranno collaterali, che potranno lavorare, a cominciare dai bar e quant'altro. E poi una prova sicuramente molto importante, ci darà la possibilità di toccare con mano queste splendide vetture che sono un'eccellenza della tecnologia.